Ciao amici, siamo qua al Metal Fest di Genova Area Porto Antico con un mio carissimo amico ormai, Freddy Delirio. Ciao. Ciao Linda, ancora una volta. Ci ritroviamo, ci siamo visti a marzo con la tua uscita The Cross a Genova sempre, e adesso qui perché stasera performance con i Death SS. Con i Death SS. Quindi torni nel tuo vecchio ruolo di tastierista. Sì, esatto. Il fantasma dell'opera. Raccontami com'è. Il fantasma dell'opera. Esatto. Come ti senti? Bene, come dicevamo prima, un po' stanchi perché dietro l'organizzazione di ogni show ci sono in realtà mesi e gli ultimi giorni sempre abbastanza impegnativi come orari, proprio da un punto di vista lavorativo, quindi poche ore di sonno e bisogna pedalare forte. Comunque in formissima e vedo. Godetevi lo show. Stasera ti mascheri come al solito o hai un abito diverso rispetto diciamo al tuo solista? Ho il mio abito ormai standard, diciamo, dal nuovo periodo, che è quello di Rock and Roll Armageddon, quindi ho questo nuovo tipo di make up che non è altro che il classico leggermente rivisitato, e abbiamo dei tratti un po' più moderni, un po' più futuristici, un po' più da fine del mondo. Wow, vedo l'ora di vedervi, di filmarvi. Bellissimo. Bene. Sempre emozionante. E come sta andando The Cross? Vedo che mi sembra molto molto bene, non solo in Italia ma all'estero. Ho visto molte recensioni. Esatto, Nord Europa sta vendendo veramente, Europa dell'Est, in Europa in generale, e anche distribuito in Giappone. Tramite Tower Records siamo entrati nel catalogo Tower, che insomma per ogni musicista penso è un po' un sogno. E Black Widow è molto contenta. Stasera tra l'altro ho visto molti fans che sono venuti con tantissimi dischi dei Death SS, ma anche tantissimi, quasi praticamente tutti, il disco The Cross. E questo per me è stato un onore e un piacere. Mi sono permessa anche di usare una tua canzone per un mio video, tu lo sai, è bellissima, bellissima, The New Order. The New Order, hai fatto bene. Ho fatto bene. Sto lavorando anche al videoclip di quella. Io lo so. Ah. Cosa Massimo Gasperini. È sempre informata in maniera. Lo so. Ok. Bene. Sì, poi io vedo lontananza Francesco Noli. Sì, vediamo Francesco Noli. Lo coinvolgiamo, che è un amico fraterno e che ha partecipato anche alle registrazioni di The Cross. Ciao Francesco, ti abbiamo visto lì, scusa, ma io dovevo chiamarti. Grazie. Benvenuto. Francesco Noli, appunto, racconta com'è questo Freddy Delirio. Fratello. È un fratello innanzitutto, e mi ha coinvolto in questo progetto molto bello e ci siamo trovati subito perché ci conosciamo da tanto, e mi ha chiesto appunto di suonare sul suo disco per qualche pezzo, e poi ci siamo trovati talmente bene che insomma mi ha coinvolto in tutto. È per me un onore e un piacere aver apportato appunto la mia bacchetta sul suo lavoro, cioè nel senso, anche perché lui si potrebbe permettere tutti i batteristi più grandi del mondo, però ha scelto me, che insomma nell'anonimato, insomma, quindi stai mica denigrando? Come? Stai denigrando? Assolutamente no, sto dicendo proprio
la verità, come sono andate le cose. Prego, prego. Alzo la mano, maestra, ma dico, lui ha suonato anche con Paul Di'Anno, che sta facendo il vago. E col primo chitarrista dei Judas Priest, quindi sta facendo il vago, ma diciamolo. Oltre ad essere un amico, sapevo di chiedere sicuramente a una persona con una grande passione, un estro e soprattutto in grado di cogliere quelli che erano gli aspetti di The Cross, perché poi è difficile riuscire a trasmettere tante volte anche ai professionisti quello che hai veramente dentro. Sapevo che con lui ce l'avrei fatta subito e quindi tutto questo è stato possibile e si è realizzato. Lui è entrato immediatamente in sintonia, conoscendo i brani a livello proprio embrionale. E quindi è partito tutto bene e si è risolto nella migliore delle condizioni. Bravo Francesco. Anche perché questo, grazie a lui, mi ha coinvolto dal primo giorno. Io sapevo già tutto del progetto, quindi dal primo giorno me ne parlava, eccetera. E sono entrato in un mondo, nel mood proprio col cuore. E poi i pezzi proprio li sentivo mia, è stato molto, molto facile, ecco. Cioè. Si sente, io l'ho ascoltato il vinile perché sono un amante di vinili. Brava. E grazie, e vi posso dire che sono brani che arrivano proprio al cuore, e infatti ne ho scelto uno. Attenzione, per il prego. Sa, davvero, di gente. Che ogni strumento ha la sua anima e quindi insomma mi fa solo che onore, eh? Basta, se no mi faccio troppi complimenti. Bene, abbiamo finito. Genova, ok. Toscana diciamo bene. Esatto, noi diciamo a Genova bene. Diciamo bene. Esatto, con la chiusa. Con l'accento acuto. Bene. Grazie Freddy, grazie. Grazie a voi. Grazie di cuore Linda, come sempre. Piacere. E che il metal, i DTSS, Freddy Delirio sia con noi. Ciao. Assolutamente. Bye bye.